vino, però con una differenza sostanziale tra alcune cioè pubblicazioni di sintesi, quindi tutta una serie di bignami più o meno monotematici, e questi grandi tomi, queste super enciclopedie che però sono già inibenti per le dimensioni, sono comunque per super specialisti e non hanno un altro tipo di utilizzo se non super professionale. Diversamente abbiamo provato in 350 pagine a racchiudere dall'antichità ai giorni nostri, con anche argomenti, come dicevo prima, strammatizzanti, che sono poi quelli reali del vino, cioè come lo si consuma, la commercializzazione nel mondo, perché del marketing che c'è, non funziona un vino. Quindi non solo gli argomenti classici che fondano e sostengono la materia, ma anche una serie di parti diverse e meno scontate, meno inflazionate, tutto sommato, con una prospettiva di lettura e un punto di vista critico molto personale. È stata la richiesta prioritaria formulata a tutti i coautori, di cui questa sera abbiamo che mi ha accompagnato in questa zingarata toscana, il coautore principale che è Vittorio, a cui adesso lascerò la parola, e quindi un modo, diciamo, di raccontare questa materia così complessa e infinita in 350 pagine con un libro che potesse essere anche da comodino, cosa che ci sono parecchie interviste, parecchi contributi di, ad esempio, di grandissimi produttori stranieri che non rilasciano interviste mai, praticamente mai, e che per amicizia, cioè fra maniaci del vino, ci si scambia anche questo tipo di favori, li si può trovare in questa pubblicazione. Quindi passo la parola a Vittorio e ci racconteremo qua e là i vini della serata, che in maniera altrettanto singolare, speriamo, ci possono fare la compagnia da sottofondo. Ecco, mentre vedete il libro noterete una cosa: abbiamo messo insieme 27 collaboratori, che sembrerebbe un'esagerazione, dagli agronomi agli enologi ai ristoratori. Abbiamo preso, che ne so, una delle più belle cantine d'Italia, che è un ristorante che si trova a Treviso nelle Langhe. Abbiamo un'intervista bellissima che mi ha fatto capire tutto, abbiamo imparato anche noi facendolo, al cantiniere della Romanée Conti, la famosa Romanée Conti che gira, non la beviamo mai, è troppo cara, non la berremo mai più. Ma almeno ho imparato una cosa, che questo qui fa l'elogio dei raspi nel vino. Mentre oramai tutti i modernisti, sentite dal... io sono giro un po' tanto per vino, ma sono soprattutto piemontese. Da noi l'idea di tenere un raspo a contatto con il mosto, bisogna cancellare perché il legno fa verde, fa qui, fa là, tannini amari. Lui ha detto il trucco di Romanée Conti è la gestione dei raspi, in annate assurde, bellissime, assolate, teniamo tutta la parte legnosa a fermentare per 15, 20, 25 giorni, in annate un po' più severe, con il legno non ben maturo, lo buttiamo via prima o ne usiamo delle percentuali. Per dirvi, insomma, lo sforzo è stato mettere insieme questi 27, tutti con le loro idee un po' invasate. Ce ne abbiamo uno innamorato del Riesling che ci spiega perché il biodinamico, il bio qui, il bio là, anche nel Riesling e così via. Lo sforzo è stato renderlo un libro. Noi speriamo di esserci riusciti, dategli un'occhiata, sfogliate, guardate e poi vedete. A noi è piaciuto abbastanza, anche rileggendolo, no, ma è abbastanza organico. Io il timore che avevo vero era 27 fanno un patatrac, invece tenendoli un po' in ordine, tagliando le parti doppie e con le briglie corte, tutto sommato sembra ha una sua omogeneità, insomma. Quindi a noi è abbastanza divertito, voi guardatelo. Grazie.